Quello che rifaremo oggi, ragazzi, sarà andare a rifare uno dei video che mi ha fatto più cagare nella storia del mio canale. Quale? Il primo video della Sardegna. E anche l'unico. Questo perché ogni clip che ho fatto durante questo viaggio è stata molto rilassata e quindi senza un vero senso logico. Come questa frase che ho appena detto. Di conseguenza lasciate pure che mi ingegni nel modo più figo possibile per riuscire a intrattenervi. Stupirvi! E perché no, anche un po' eccitarvi. Ah. Cominciamo e vai col mambo! I posti che siamo riusciti a visitare e a vedere durante questa vacanza, ragazzi, sono stati meravigliosi e subito mi sono sentito a mio agio all'interno di questo gruppo dove ho trovato il mio spazio. Uno spazio vicino alla carta igienica. Uno spazio un po' da me, se devo dire la verità. A cui è succeduto il fatto che per Genova è stata una giornata bruttissima e che siamo saliti sulla nave e veramente sembrava di essere dentro un congelatore. Vi avete presente? I pinguini non ci vanno perché fa troppo freddo, veramente. Maronna mia. E tra lo salire e scendere, lo scillio e insomma il freddino di quando stai sul ponte che ti sembra di fa Titanic, qualcosa un po' ti si muove e a me si è mosso e che ce devo fare? Mi è venuto... Ercagotto, raga, che te devo dire, ercagotto. Boh, non facciamone una tragedia, manco se avessi detto che tua madre è una... Ma nonostante questo sono stato comunque spronato dai miei amici che sono abituatissimi al fatto che io vloggi costantemente e continuamente. Ciao ragazzi. La tua immagine, la tua essenza, la tua anima è mia. È tua, è pure. È mia. Che mia di me. Beh, magari non proprio tutti. Però poca roba, eh! E una volta sbarcati a Porto Torres abbiamo fatto le uniche due cose sensate del momento. La prima, mangiare, e la seconda, andare a buttarsi in acqua. No, davvero, no, no, no! Niente di personale. Non minacciare. Andrews. Andrews. Aia. Si stava meglio a riva. Mentre il giorno seguente siamo andati a Capo Falcone, una delle mete più belle di tutta la Sardegna, con un tramonto spettacolare, di cui vi metto qualche immagine afrodisiaca. Fantastico. Cioè, raga, qua il panorama è qualcosa di spettacolare. Quando l'acqua piano piano si è ritirata, nel tempo ha lasciato tutto questo ben di Dio. E wow. Abbiamo pure un paleontologo. E niente, che c'è stava il trilobite che è uscito dalla caverna, ha cominciato a nuotare, poi è rientrato nella caverna e ha detto non ci vado più in acqua perché sono tutti stronzi e sto qua. Io volevo fare un video serio, raga, sul canale da portare, ma non ce la faccio a fare video serie. Video serie sono dove non parlo. Dove non parlo ci sono lunghe distese, capi lunghi. Si capisce niente. Cosa ridi? Cosa ridi? Vai avanti. E vadi, vadi. Io ringrazio tantissimo i miei amici per sopportarmi ogni giorno della loro esistenza e sei un figo se ti iscrivi al canale e lo sei ancora di più se mi dai il pugno. Come va, ragazzi? Rimani sintonizzato perché nella prossima puntata andremo a mangiare il porceddu. Devo prendere qualcosa? No, tutto a posto. Andare, andare. Grazie.